me, quelli vanno a lei. Che ne so che vado a chiedere queste cose? Ogni tanto arrivi, guarda che... Tutti i sapori di Chiodo Fisso. Chiodo Fisso, via delle Caserme 52, Pescara Vecchia, 085 4503 162. Per vincere le sfide più dure, più potenza, più performance, Tren S-Tex è il tapping kinesiologico che potenzia la prestazione, migliora la circolazione e allevia il dolore. Un'esclusiva Pharma Più Sport. Ristorante Mare Chiaro, sul lungomare di Pescara, con ambiente elegante ed ottimo servizio. Specialità pesce fresco e pizza con forno a legna. Ristorante Mare Chiaro, lungomare Matteotti 70, a Pescara. Telefono 085 42 13 849. Nell'attuale società informatizzata ci sono esigenze che devono essere soddisfatte. Per tutto questo c'è Globit. Vendita computer, videoproiettori, stampanti, scanner, fotocopiatrici, ideazione e realizzazione siti internet, adeguata assistenza tecnica, consulenza e fornitura completa di hardware, gestione della sicurezza dei dati aziendali, ritiro materiali esausti dagli uffici, noleggio strumenti informatici, corsi di formazione e di aggiornamento online, strumenti per il rilevamento delle presenze, archiviazione e gestione digitale dei documenti, software gestionali semplici da utilizzare e tanto altro. Globit rende la tua azienda più competitiva. Globit, dal 2005 vicini al cliente per costruire soluzioni di successo. Osteria Vita Nova continua la tradizione del vecchio ristorante Il Morettino con la sua specialità il brodetto. Il segreto del successo che si rinnova di anno in anno è da attribuire alla cucina che rispecchia le tradizioni marinaresche di Pescara. Oltre al brodetto si possono gustare innumerevoli piatti di antipasti e primi cucinati esclusivamente con pesce dell'Adriatico che esalta i sapori e la bontà. Nel ristorante, gestito con passione da Campetta Marina e dal marito, fanno fede l'elegante atmosfera del locale, posto in una casa del primo Novecento. L'ideale equilibrio tra tradizione e modernità rendono il ristorante Osteria Vita Nova un locale alla mano, grazie anche alla conduzione familiare. Osteria Vita Nova è a Pescara, in via Caboto 12, per prenotazioni 085 666 91. Osteria Vita Nova, a sveglia l'appetito, a chi le ti addormite. Buonasera e bentornati a Pescara Channel. Al Pescara non riesce l'aggancio al treno playoff che passava per Ascoli. I biancazzurri perdono male e deludono le speranze dei tifosi. Ne parleremo questa sera, come tutti i lunedì, con Roberta Valerio. Buonasera Roberta. Buonasera Sergio, insomma questa sera è davvero una puntata speciale, gli ospiti sono tanti, quindi bando alle ciance, andiamo subito a conoscerli. Quindi io risaluto con piacere, ringrazio per essere di nuovo qui con noi il dirigente del Pescara, nonché amministratore delegato della Ponzio Pescara, Danilo Iannascoli. Ciao. Buonasera. Ciao. Danilo, complimenti per il 5-4 a Cagliari. Grazie. Quindi siamo in attesa insomma dei playoff per la Ponzio Pescara, ma andiamo avanti e salutiamo con piacere anche Daniele Baroni, telecronista Sky Sport. Buonasera. Ciao, buonasera.
Buonasera anche allo splendido Bruno Pace. Buonasera, mister. Magnifico come sempre. E poi pensate, ex allenatore del Pescara, ex allenatore dell'Ascoli e del Frosinone, il prossimo avversario del Pescara giovedì sera. Si tratta di Ivo Iaconi. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera anche al nostro collega giornalista Giancarlo Febbo. E devo dire che questa sera ha preso un po' di appunti, chissà che cosa ci rivelerà il nostro Luigi Di Marzio. Buonasera Luigi. Notizione dell'ultima ora, però aspettiamo naturalmente. Parliamo questa sera, salutiamo innanzitutto Ivo Iaconi che ci aveva promesso una giocata qui a Pescara Channel. Abbiamo sperato di poter commentare una vittoria del Pescara ieri. Eri ad Ascoli, siamo qui invece a commentare una grande delusione, però così una prima impressione sì. Di questa partita, innanzitutto una grazie per... Una delusione perché diciamo, è stata una sconfitta abbastanza netta, no? Nel senso che l'Ascoli ha meritato di vincere, però credo che ancora il campionato è aperto e ancora c'è la possibilità secondo me di continuare a far bene come sta facendo bene il Pescara. Chi ti ha deluso di più? No, è stata la prestazione collettiva, ho incontrato una squadra molto volitiva, molto vogliosa di vincere, molto aggressiva, che ha tenuto bene il campo, ha fatto una grande partita l'Ascoli. Adesso bisogna capire se è stata la forza dell'Ascoli a rendere inoffensivo il Pescara o un po' l'atteggiamento... diciamo di attesa del Pescara che non ha pagato. E per Sky in telecronaca c'era Daniele Barone. Daniele, buonasera. È stata un po' dura da pescarese commentare questa brutta prestazione. Come sempre, perché emotivamente poi insomma la partita faccio finta di essere equilibrato in telecronaca, ma io sono tifoso dell'Ascoli storicamente. Sono oltre 20 anni che ci guardano ad Ascoli. Oltre 20 anni che anzi non solo, abbiamo anche un aneddoto poi da raccontare su una serata in discoteca. Roberta trema già comunque. Non so davvero nulla. Vabbè, è andata. Non so cosa voglia dire il nostro Sergio. In discoteca ha scoperto che c'erano a festeggiare i giocatori dell'Ascoli, poi insomma ci spiegherai e ci dirai, c'è anche un dirigente del Pescara questa sera qui, Danilo Iannasco, insomma è grave come comportamento questo, andare a festeggiare in discoteca, anche se non sapeva, quindi lei dice che non sapeva. La sto sentendo adesso, vediamo dopo quando spiegherà che cosa è successo. Non è successo nulla, insomma festeggiavano solamente, ahimè, la vittoria contro il Pescara e io l'ho scoperto a fine serata. E sei andata via, spero. Sono andata via, promesso, lo giuro. Danilo, c'eri anche tu ieri. Non in discoteca. Delusi in discoteca, no, allo stadio. Lo dici con rammarico però. No. Assolutamente, non ci vado. Perché c'era Giorgi, festa in campo, ha fatto la festa al Pescara e poi è proseguita. È stata un po' la delusione anche per te, immagino. Per noi sì, tantissima, non solo per me ma anche per tutti gli altri dirigenti che erano lì allo stadio, siamo andati con tanto entusiasmo. C'era anche il sindaco. Sì, c'era anche il sindaco. C'era anche il sindaco presente, però... diciamo che noi siamo rimasti un po' male per come abbiamo affrontato questa partita, perché alla fine questa era una partita che visto che la giocavamo dopo, tra l'altro, che tutte le altre avevano già giocato, a parte la partita di oggi di Torino Regina, che erano le due squadre che erano proprio davanti a noi, che in contemporanea con la nostra trasmissione, che in contemporanea, che vogliamo vedere. Sì, però era importante a questo punto provare ad allungare un attimino e a sfruttare questa occasione che ci si presentava davanti. Invece non lo so, cioè, la squadra non ha reso così come noi pensavamo e come speravamo e come tutti i tifosi speravano, e alla fine della partita siamo usciti tutti con un grande rammarico e con molta delusione. Anche un pizzico di polemica alla fine, abbiamo sentito l'amministratore delegato Sebastiani che diceva bisognerà far giocare forse i giovani in futuro, Di Francesco che ha risposto la formazione la faccio io, quello che sentiremo in collegamento telefonico comunque. Di Francesco? No, sentiremo Di Francesco intervistato nel dopo partita e anche probabilmente Sebastiani. Bruno, posso dire subito una cosa, perché qui abbiamo allenatori e sono stati calciatori. Il Pescara ieri ha deluso sicuramente, ma è come se venisse fuori
una sorta di accusa, tra virgolette, nei confronti della squadra, come se avesse voluto giocarla male questa partita. Io non credo che si vada in campo con il desiderio, Ivo, Bruno, di adesso giochiamo ad Ascoli e giochiamo una partita insufficiente. Io credo che si vada in campo ogni volta con i migliori propositi, poi magari le circostanze della partita te la rendono complicata la partita, o no? Non è che il Pescara magari ma, veramente non ce l'ha forse con questa no, forza. No, ma il giocatore, insomma, noi abbiamo fatto anche i calciatori. L'ho ricordato. C'è il vantaggio della regina qualche intanto, mese fa. Sergio. Regina in vantaggio, ci segnala regina. Roberta, grazie. Voglio dire, la calciatore non è facile, in alcuni casi la colpa è di Francesco, secondo me, perché guarda come è attento, vedi adesso mi sa che dice. No, perché no, di Francesco perché lui dopo Piacenza ha detto, ha aggiunto quasi, insomma, sicuramente la salvezza, adesso ci divertiamo. I signorini calciatori hanno preso la lettera a questa espressione, adesso ci divertiamo, quindi sono andati lì con un senso, come se fosse stato un invito alla spensieratezza, alla vacanza, sono andati lì, perché non è una partita, non è stata concepita come uno scontro quella partita, anche se Daniele Barone dice tutti cercano di fare il possibile, ma se tu non sei preparato mentalmente, psicologicamente ad affrontare un ostacolo grosso, poi difficilmente puoi recuperare durante la partita. Però Bruno, la colpa di Francesco è aver detto ci siamo già salvati. Sto scherzando io in questo senso. No, lo so, però si accusano spesso gli allenatori di essere sempre troppo prudenti. No, ma io sto scherzando, ho detto. Credo che Eusebio abbia anzi detto. No, ma mica, allora, io stavo scherzando, c'era con cioè, avendo detto così, ha detto i giocatori sembra che abbiano interpretato proprio divertiamoci senza giocare, ma non ti puoi divertire. Per la verità, Giancarlo, nel dopo partita di Francesco è stato detto, quello che ha fatto che vabbè, c'è stata una conferenza anche con un pizzico di polemica, però poi ne parleremo. Molto irritabile in questo. Era abbastanza ha detto durante la settimana è uscito un articolo dove sta scritto divertiamoci, io l'ho detto esatto, stavo facendo riferimento proprio a questo, lui si è lamentato del fatto che i giornalisti avevano interpretato le sue parole come quasi una possibilità di rilassarsi in vista di questo finale di campionato da giocarsi per i playoff. Non è tanto per quello che quando uno fa concede un'intervista dice tipo 20 cose, dopodiché il giornalista non è che deve questa non è un'intercettazione telefonica che deve pigliare, prende quella che ritiene più importante, può anche stravolgere il senso, i contenuti sono quelli. Lui magari ha detto a fine intervista, ha detto parliamo della salvezza, ancora questa salvezza diventa una, diciamo un tormentone. Dopo verso la fine, quando gli hanno detto ma ormai siamo salvi, ha detto salviamoci e poi proveremo a divertirci. Ha detto alla fine, alla fine dell'intervista, però è chiaro che sì, ieri l'ho specificato di Francesco nel nostro pre-partita, alla domanda precisa della mia collega, sì. Di Francesco ha detto io ho detto cose un po' diverse, ho detto la salvezza rimane il nostro principale obiettivo, tocchiamo questa quota, certifichiamola e poi magari perché resterebbero 4-5 partite per potersi dire. Però nel gioco delle parti Giancarlo ci sta, nel gioco delle parti, giusto che lui dica questo, così no, come anche dire, giusto che il giornalista lo riporti. La verità è secondo non è che me. Uno che, scusami Bruno, cioè uno segnato Danti nella regia, che vive di calcio da sempre, quindi sa benissimo, cioè uno deve fare il titolo, deve sintetizzare, non è che ci va a mettere pensiamo a salvarci, se il Pescara è salvo da gennaio diventa ridicolo un giornale che mette pensiamo a salvarci che manca un punto e ci mancano 7 partite, è chiaro che deve pensare ai playoff, pensiamo a divertirsi. Formazione, quindi, diciamo, formazione proprio in un lampo, ti è piaciuta? Col senno di poi no. È facile. Luigi però fino a un secondo prima all'inizio della trasmissione ci sono notizie che riguardano la società, sono incontrati oggi, poi lo chiediamo anche visto che c'era Cittadino Iannascoli, qui abbiamo la fortuna di averlo, ci sono state novità, commenti subito dopo la partita? No, assolutamente, subito dopo la partita ho detto Daniele ha esternato un po' quello che tutti quanti noi stavamo pensando alla fine della partita. Poi è chiaro che non ce l'aveva assolutamente con l'allenatore e l'allenatore ha risposto perché chiaramente, vedi, l'ha appena detto Giancarlo, cioè il giornalista c'è un suo ruolo, l'allenatore c'era un altro, il dirigente della squadra c'era un altro. Dipende pure da come è stata posta la domanda al collega di Ascoli, della Gazzetta dello Sport, gli ha riferito. È venuto l'amministratore delegato che ha detto adesso a questo punto, visto come andrà, spero che giochino i giovani. Gli ha detto quello che. Spero che giochino i giovani, è una cosa che qualunque società d'Italia, secondo me, pensa. Però non per questo si parlava in quell'occasione. Perché adesso i giornalisti sono sempre
molto pronti appunto, a dire all'allenatore le battute di a parte che i giovani migliori il Pescara li fa giocare. Sì, ma infatti, cioè, ma io credo che il Pescara discorso dei giovani soprattutto tra l'altro la partita con l'Asia, io non so tu che cosa ti riferisci. Che la formazione non ti è piaciuta, no, però dobbiamo dire che l'allenatore si è presentato con la conferma di Capuano che veniva anche dalla convocazione nazionale e ci aveva Petterini recuperato, invece ha fatto giocare Capuano, Verratti confermato al centrocampo. Io penso poi, che non è che, era la stessa formazione di Piacenza, a parte soldi poi, nel senso che ha utilizzato queste due punte che stavano avanti, non c'era il supporto, quindi c'è stata questa voragine a centrocampo. Però il supporto non c'era, non per colpa sua, perché Sottimo si era, infatti ti ho detto, aveva avuto certo, io con Sellari poi a reggere la partita metterei un centrocampista in più e una punta in meno. Potrei mettere magari i ganci se vogliamo fare il sì, o ganci o perché quando questa squadra non supporta due attaccanti, l'ha dimostrato tante volte, ha giocato col 4 quando uno dei due non è Sottimo, ma non c'è nessuno dei due, perché chi sono questi? Sono Cascione in 3 o 4 partite e Sottimo quasi sempre, no? Bruno, però scusami se ti interrompo, tu sei allenatore, io ti dico la mia. Cioè, secondo me l'allenatore l'ha fatto proprio per dare un segnale alla squadra, quella di dire io la partita la voglio vincere e mi gioco con due punti. Certo. Giocare con un centrocampista in più, come dicevate voi, poi era un poteva anche essere il segnale sbagliato. Perché io vedendo la partita, ti dico, quando c'è stata la sostituzione di Bonanni, che è entrato dentro Nicco, da quel momento in poi la squadra non è uscita più, cioè perché è stata lì l'abbiamo persa la partita, non è che l'abbiamo persa prima, era in sofferenza, l'allenatore se n'è accorto, ha messo dentro un centrocampista in più, si è messo più in copertura e a quel punto la squadra non è uscita. Questa è una squadra comunque che nel momento che deve fare sempre quel passo in più fallisce. È qua che c'è il discorso. Questo secondo me è uno snodo importante. È questo l'importante, dove dobbiamo lavorare. Andrebbe capito una volta per tutte se questa è una squadra che deve legittimamente far pensare che può fare qualcosa in più o se invece, più di come io ritengo, più di questo non possa fare e credo che il già fatto è già tanto. E sentiamo anche che ne pensa Ivo Iagoni, che negli ultimi anni insomma in B ha detto la sua, visto che ha allenato Frosinone, ci ha anche battuto Ascoli, quest'anno Regina, e ci ha battuto una partita vinto contro la partita quest'anno, quindi è uno che può dire la sua. Tu che pensi? Che sostanzialmente sono d'accordo con Daniele, perché Pescara sta facendo un ottimo campionato, cioè questo al di là della prestazione di ieri, che è una prestazione di una partita che può accadere, anche se nel tempo si è ripetuto il fatto di non riuscire a fare il salto di qualità. Però ripeto, il campionato di B è così, cioè ogni domenica si può perdere con tutti veramente, e quindi bisogna accettare questa sconfitta e prepararsi per la prossima. Un allenatore che ha sempre fatto, io credo che oltre che del gioco anche del carattere la sua forza. Sì, ma io credo ha che il Pescara da questo punto di vista o no, secondo te? No, secondo me no, ha sbagliato probabilmente una partita, ma ci sta in un campionato così lungo, secondo me è ancora in corsa per fare i playoff. Anche perché le guardo settimanalmente tutte, al di là le prime due le diamo già scontate in Serie A, le Varese e Novara le diamo già scontate nei playoff, secondo me nonostante il risultato parziale negativo il Torino sarà la terza squadra ai playoff, per il quarto posto dei playoff io non vedo una favorita su tutte, perché a turno deludono tutte, io ho visto in queste ultime settimane l'Empoli non bene, il Livorno malissimo. Eccola la classifica. Il Vicenza è troppo legata all'estero e gol di Abruscato. Il Padova è in parziale risalita, ma non mi sembra all'altezza. Il Modena non credo. Secondo me il Pescara, se questi sono i valori, se la può ancora giocare. Io non pensi che il Livorno poteva essere una squadra che ha deriso secondo più me di come organico? Sicuramente sì. Io credevo che il Livorno arrivasse dentro i primi sei, è ancora lì, però è un po' più attardato rispetto al Pescara. Cioè, c'è una contestazione in casa, non è facile. Io credo che il Pescara, secondo me, la salvezza, come dice Giancarlo, la salvezza è raggiunta, diciamo, praticamente.
e credo che si possa dedicare a un discorso un po' più ampio, però non è che cambiano gli obiettivi, ogni domenica c'è una partita. Dobbiamo provare. E bisogna farla partita per partita. Dobbiamo provare. Questa è andata male. Scusa, il riferimento è che dall'inizio dell'anno su 8 partite in trasferta il Pescara ne ha perse 7, quindi c'è qualcosa su cui intervenire, e quello ci sarà una mancanza di personale, dei limiti strutturali, dice. No, io penso che a Pescara invece manchi proprio un leader, non tecnico, un leader proprio, cioè un dito nato, il Pescara nei momenti di stanca e che smuova le acque, forse c'è Tognozzi ma ieri non c'era, oppure il portiere ma è troppo lontano per stare là in fondo, cioè manca qualcuno che in quel momento del gioco, dai, andiamoci da fare, perché in fondo stiamo 0-0 fino al 27esimo del secondo tempo, insomma, però non abbiamo fatto niente per muovere. A proposito di leader, il Pescara ha avuto un calo oggettivo da quando è uscito Cascione, che è un giocatore che tu conosci molto bene per averlo avuto a Reggio Calabria 2 anni fa e per essere un giocatore che può fare a centrocampo la differenza anche per quel che riguarda la qualità. Stava facendo un pensi gran... che possa essere questa la chiave? Il Pescara ha avuto tanti infortuni, non solo Cascione. Hanno avuto tanti contemporaneamente, Jesse, Cascione, e quindi questo a centrocampo. Tutto il centrocampo. A maggior ragione questa classifica è un merito per il Pescara e per chi ha lavorato nel Pescara, per l'allenatore, per la dirigenza tutta. Io credo che ancora sia in piedi qualsiasi discorso. Beh, discorsi e quindi ancora aperti. Questa sconfitta si accetta, dal resto l'Ascoli senza penalizzazione avrebbe 45 punti. Non una squadretta, insomma. Però se giocava l'Ascoli. Scusa, è vero, c'ha ragione io, anche perché lui dal di fuori vede un po' queste situazioni. Però è anche vero che nel momento in cui il Pescara questo salto di qualità non l'ha fatto mai, si ritrova in una condizione. Si trova in una condizione in cui l'Ascoli viene da 4 partite dove non fa un gol. Ha un punto in 4 partite e non ha fatto un gol nelle ultime 4 partite. Tu vieni da due vittorie consecutive, comunque, ci sarebbe lo spirito per provarci. Secondo me non sono entrati in campo i giocatori con lo spirito di aggredire la prospettiva perché playoff, come dice Danilo, non ci sono arrivati 39 se non avesse i 6 del Pescara. Come dice lui, la penalizzazione dell'Ascoli è stata ammortizzata tutta dal Pescara, 6 punti. Vogliamo provare diciamo a che l'Ascoli Francesco, è un po' abbiamo... una bestia nera, oltre 20 anni. Vediamo di Francesco che cosa ha detto, se è vera l'impressione a cui faceva riferimento Giancarlo, che c'era un po' di tensione, un po' di nervosismo. Proviamo a vedere come la sua viva voce, l'intervista di Massimo Lupacchini, presa proprio dopo la partita. Intervista. Di Francesco, non è piaciuto il Pescara, non è piaciuto la tribuna, immagino non sia piaciuto nemmeno dal campo a te. Potevamo fare molto meglio, viste anche le ultime prestazioni, vista anche la situazione di classifica. E come al solito siamo sempre qui a commentare il mancato salto di qualità. E dispiace, ma più che altro al di là un po' del risultato, io penso che siamo mancati anche un po' nella prestazione ed è quella che è la cosa che mi dispiace più di tutte. Prestazione tecnica senza dubbio, però l'Ascoli ha dimostrato anche una cattiveria che forse oggi il Pescara invece è venuto meno sotto questo aspetto. Io quando parlo di prestazione inserisco tutto, anche la cattiveria agonistica, quella che ha avuto di più e la vittoria che ha voluto di più, che ha avuto a tutti i costi l'Ascoli, a differenza nostra in cui siamo stati in partita per troppo poco tempo per quello che sono stati i 90 minuti. Siamo stati bravini nella gestione della palla nel finale del primo tempo in cui abbiamo creato delle situazioni di pericolo alla squadra avversaria, andando spesso al gross sia a sinistra che a destra, però non siamo stati poi bravi nelle chiusure. Perché questa involuzione a Piacenza così bene e oggi invece no? Voglio dare anche un po' di merito all'Ascoli, voglio dire che i miei siamo mancati un pochino, c'è un insieme di fattori, adesso stare qui ad analizzare dopo un'ora dopo finita la partita non è facile, sicuramente siamo mancati secondo il mio punto di vista un po' anche a livello caratteriale. Senti, domani quando rivedrai la squadra, bastone o carota? Valuterò, sicuramente non sono contento di alcuni atteggiamenti, di alcune cose, ci metteremo un po' dell'uno e un po' dell'altro. Perché giovedì c'è già la possibilità di rialzarsi e la squadra ha dimostrato di cadere e sapersi rialzare. Sì, mi aspetto
una prova importante. Adesso recuperiamo le forze dopo questa partita, che alla fin fine, anche se non hai ottenuto quello che avresti voluto, hai sperperato forze. Per la verità non sembrava nervosissimo subito dopo la partita, qualche momento di tensione c'è stato invece dopo, nell'intervista rilasciata ai giornalisti di carta stampata, anche in seguito alle dichiarazioni dell'amministratore delegato del Pescara, Sebastiani, che appunto esortava quasi l'allenatore a far giocare nelle prossime partite i giovani. La prossima partita, ricordiamo, si giocherà giovedì e non venerdì, in quanto è stata anticipata per motivi di ordine pubblico e per alle 20:45 per permettere poi la tradizionale processione del Venerdì Santo. C'è da dire che non so se adesso qui abbiamo un dirigente e quindi con lui possiamo, diciamo, cercare di capire questo aspetto. Il Pescara fuori casa, avendo sempre fatto un po' male, diciamo, probabilmente è stato questo il motivo per cui anche voi come dirigenti vi aspettavate almeno in questa partita di Ascoli un atteggiamento diverso. No, ma perché venivamo da questa vittoria col Piacenza, che è coinciso con alcuni risultati sicuramente favorevoli a noi, e poi perché noi crediamo molto in questa squadra, perché altrimenti questa amarezza non ci sarebbe stata, Sergio, è chiaro, no? Perché se tu fossi consapevole che questo è il traguardo massimo che questa squadra potrebbe raggiungere, allora non ti meraviglieresti se vai ad Ascoli e ritorni senza punti. Io dico questo comunque, che la partita con l'Ascoli bisognerebbe analizzarla anche con un pochino più di tranquillità, perché come diceva adesso anche l'allenatore, noi il primo tempo, al di là dei primi 10 minuti, ma poi la squadra è stata in campo bene, cioè la palla la giravamo bene, siamo arrivati anche ad avere delle potenziali occasioni, soprattutto con dei cross che poi sono stati sbagliati, abbiamo avuto un paio di occasioni davanti alla porta. Francesco, cioè, ha detto il primo tempo l'abbiamo chiuso bene, giusto Daniele? La seconda, l'abbiamo chiuso bene. Il secondo tempo siamo andati un pochino in sofferenza e poi non siamo usciti più, loro ci hanno messo a una porta e hanno secondo me avuto l'occasione di metterci ancora più in difficoltà, perché noi dove è che soffriamo più, ormai è conclamato, soffriamo sulle punizioni, sui calci d'angolo, sulle palle dentro l'area, tirate lì dentro l'area, e lì la difesa soffre un pochino. Se andiamo a vedere i gol che noi abbiamo preso, li abbiamo presi sempre in seguito a un calcio da fermo, a un cross, palla ben messa sul secondo palo, e lì noi l'abbiamo sofferto tanto. A proposito di gol, ma il Pescara riesce a resuscitare, Daniele, anche gli attaccanti, perché qui all'Adriatico segnò Djuric, che non aveva segnato probabilmente nessun gol, oppure era all'inizio. No, Romeo, no, quest'anno il primo gol, veniva da infortunio, al ginocchio. Coincidenze, voglio dire, però i numeri ogni tanto dicono qualcosa di interessante, no? Il Pescara è il quintultimo attacco della Serie B. È vero che l'Ascoli ha il penultimo attacco, quindi insomma ieri era una discreta gara a chi avesse più difficoltà. Però se i numeri dicono questo, e se i numeri dicono che nelle ultime 8 trasferte il Pescara ne ha perse 7, l'unica eccezione positiva quella di Piacenza, e allora torniamo al discorso che si faceva anche prima con Giancarlo, evidentemente questa è una squadra che ha dei limiti strutturali, è una squadra evidentemente costruita non per vincere il campionato, e io torno a ribadire il mio cavallo di battaglia: credo che i 48 punti del Pescara siano già un ottimo risultato. È chiaro che quando arrivi a questo punto e sei ad un punto dai playoff e hai una partita che può essere un bivio, ti ingolosisci, e allora vai ad Ascoli, reduce da Piacenza, e dici e pensi oggi ci proviamo. Io credo che il Pescara abbia già fatto tanto. Questo non significa che non bisogna provare a fare ancora uno sforzetto per arrivare ai playoff. Però rispecchia, diciamo. No, dico, non vorrei che il giudizio finale fosse di una stagione cattiva. Questa è una stagione molto buona. Molto buona. A proposito di proviamoci, Bruno, Pescara nel secondo tempo, ha detto Di Francesco, sono soddisfatto solo della prima metà del primo tempo, la seconda metà del primo tempo del Pescara.
Nel secondo tempo stavamo soffrendo a centrocampo e così si spiegano le sostituzioni con Ariatti che va a finire a sinistra e quindi Verratti che viene spostato. Secondo te a quel punto, a proposito del discorso di dire proviamoci, non era magari il caso di provare a giocare la partita in modo più aperto? Perché con un punto non è che cambiasse un punto. Di Francesco invece che il punto si fosse un pochino allarmato e allora ha detto cominciamo a ritirare, allora via Bonanni che per quanto sia in questo momento strafalcione però può anche tirare una bordata e se tu pensi veramente di potercela fare lo stesso, anche se attaccava sempre l'Ascoli in quel momento. Poi ha tolto Verratti e Bonanni, che sono due giocatori di maggior qualità. Poi come siamo andati sotto, qualcosa, poi magari ci dice. Poi come siamo andati sotto ha messo una terza punta Maniero e quindi insomma c'è stato un po' di penso che a quel punto il mister volesse arginare un pochino, magari accontentandosi di un punto, poi dare qualcosa. Può darsi, perlomeno Verratti ha messo ganci però. No, ma prima però ha spostato Ariatti a sinistra, e quindi Verratti diciamo viene anche sostituito in attacco con Maniero verso un altro attaccante in sostanza. Dopo, in campo in sostanza c'era un attaccante. Il primo cambio è stato fuori Bonanni dentro Nitto. Quindi a quel punto Ariatti da centrocampista centrale ha rinforzato il centrocampo. Mi sembra che il primo sia stato Ganci Sansovini e poi Ganci Sansovini anche lì Bonanni lì. Poi l'Ascoli quando è entrato Antonio. Verratti Maniero. Verratti Maniero, per quello dicevo. L'ultimo, alla fine. Allora, perché quando prima c'è stato il cambio degli attaccanti. Ha inserito Ganci al posto di Sansovini. Dopodiché, siccome l'Ascoli ha cambiato modulo, ha messo questo ragazzo brasiliano trequartista. Quindi praticamente argentino. E quindi praticamente Eusebio gli ha messo subito, ha rinforzato subito il centrocampo per, ma io volevo dire l'impressione numericamente. Era però che il problema puntellare il centrocampo per cercare di coprirsi, non di. Sì, il problema secondo me è che quando tu togli Bonanni. Anche se non sta facendo una partita diciamo da tramandare ai posteri, però è sempre infatti quando è capitata una punizione dal limite proprio era la mattonella sua e Bonanni non c'era, io sinceramente l'avrei tenuto, poi quando siamo andati in svantaggio il mister ha tolto Verratti e ha inserito la terza punta, però avere tre punte davanti hanno bisogno di rifornimenti, almeno con Bonanni che ha il calcio lungo un altro conto. Spunto, volevo parlare un attimo con Luigi Di Marzio e si è arrabbiato anche Di Francesco perché anche un po' con la squadra dicendo non è che adesso perché c'è davanti i buchi noi cambiamo completamente la nostra impostazione di gioco e cominciamo a tirare i palloni in avanti, questo aspetto secondo te è stato un errore della squadra che non ha seguito quello che invece in realtà il mister ha detto, perché non è che abbia detto Di Francesco vabbè non mi sono fatto capire, se l'è presa con la squadra da questo punto di vista. Sì, si è presa con la squadra, ma poi con Bucchi non so se mi sa, credo che Giancarlo ci abbia fatto caso, spesso e volentieri Di Francesco andava a richiamare Bucchi. Ci hai fatto caso anche tu. Parlavano spesso, credo che forse anche a livello di comunicazione non ci sia stata anche molta comunicazione tra la panchina e il campo. Però chiaramente, diceva anche Giancarlo prima, se vai a togliere due elementi, che tra l'altro questa è una domanda che ha fatto Giancarlo poi in sala stampa, se vai a togliere due elementi come Bonanni e Verratti, comunque quelli che tirano un pochino più di imprevedibilità, anche un pochino più di profondità, alla squadra, chiaramente davanti fai difficoltà anche nei rifornimenti che devono arrivare agli attaccanti, quindi insomma qualcosa che non è andato, insomma c'è stato. Poi prima di sentire Pin, abbiamo anche l'intervista a Pin che ha parlato del rigore, poi sul gol ha avuto qualche difficoltà nell'uscita, proviamo proprio con l'amministratore delegato del Pescara, Sebastiani, che ieri era ad Ascoli. Buonasera Sebastiani, ci sente? Buonasera. Sì, allora sentiamo un po' lontano, però riusciamo a sono in viaggio, capire. Ah, perfetto, adesso sì. E quindi, dicevo, poi c'è stata un po' di delusione, probabilmente si spiega così la dichiarazione sua nel dopopartita, collegata alla voglia probabilmente forse di giocarsela questa partita in modo diverso e magari anche per il futuro. Beh, secondo me il mio sfogo è da leggere in maniera sempre positiva per la squadra, perché a mio avviso è da sprono, cioè non si può pensare di
andare ad Ascoli a giocarsi una partita importante come abbiamo fatto ieri, con uno spirito diverso da quello che in realtà ha avuto l'Ascoli. L'Ascoli è sceso in campo col coltello tra i denti, noi siamo scesi in campo molto più rilassati. Il riferimento ai giovani era per il futuro o per la partita di ieri? No, il riferimento ai giovani è una provocazione, perché se noi non ci crediamo ai playoff, allora forse è meglio far giocare i giovani. E quindi io ho sempre tenuto un profilo molto basso, ho sempre detto che questa squadra che doveva raggiungere prima possibile la salvezza, ma in cuor nostro il sogno c'è sempre, guai a non pensarci, per cui se nella realtà poi nella testa dei giocatori questo sogno non c'è, come magari dimostrano, dicono sempre, ma poi nella realtà quando è il momento di fare quel salto non riusciamo a farlo, allora a questo punto pensiamo al futuro. Capuano, dopo la convocazione dell'Under 21, comunque è stato il migliore del Pescara, quindi da questo punto di vista una nota positiva almeno. Eh sì, ma evidentemente i giovani che hanno voglia di mettersi in mostra sicuramente danno quel qualcosina in più, ma io non dico solo Capuano, perché ieri per esempio a me è piaciuto moltissimo Ariatti, che a mio avviso ha fatto una grande partita, una partita come quella che ci voleva da parte di tutti. È piaciuto Gessa, è piaciuto lo stesso Verratti, è piaciuto il nostro portiere che ha fatto grandi parate, che ha fatto sicuramente grandi parate, quindi ci sono stati degli elementi che si sono comunque distinti che ieri. Quindi con Di Francesco tutto chiarito, quindi vi siete sentiti, perché poi lui dice la formazione la faccio io. Ma con Di Francesco non c'è nessun problema, nel modo più assoluto. Con Di Francesco mi sono sentito appena subito dopo la partita, negli spogliatoi, ma mi sono sentito anche dopo. Di Francesco probabilmente ha fatto questa uscita perché probabilmente, siccome non ha ascoltato la mia dichiarazione, magari si sarà sentito toccato in questo senso, ma sicuramente le mie parole non erano quelle di... E lui sa benissimo che nessuno di questa società si è mai permesso di dare questo effetto tecnico. La mia esternazione doveva essere un sollecitare questi ragazzi a crederci, perché secondo me quando si arriva a questo punto della stagione, sei lì a un punto dai playoff e gli altri non vanno più veloci di te, secondo me ci devi credere. Se non ci credi più, allora a questo punto divertiamoci in maniera diversa. Giovedì torna Cascione, può essere l'occasione con il Frosinone per provare a rivedere il Pescara del 2010, che è quello che aveva dato maggiori soddisfazioni. Io dico che questo Pescara, se scende in campo con la voglia che ha dimostrato in tante partite fino ad oggi, non ha paura di nessuno. Se poi non scende in campo con questa voglia, con la grinta, l'ho detto dalla prima partita, questa è una squadra che deve sempre giocare al massimo, perché nel momento in cui si rilassa non è più il Pescara che abbiamo visto e che ci è piaciuto fino ad oggi. Per finire, una chicca: ieri è stato visto il nuovo dirigente del Pescara in televisione, è andato a fare un... dov'era? Sotto le stelle, dice Luigi Di Marzio, ballando con le stelle, l'ha seguito? No, non l'ho seguito, sapevo che c'era, ma lui è un personaggio, per cui può aspettare anche di trovarlo in televisione. Speriamo che possa ballare anche il prossimo anno con le stelle del Pescara che vorrete acquistare il prossimo mercato. Allora, grazie a Daniele Sebastiani che grazie ha subito voi, chiarito questo aspetto. Buonasera. Che pensate, Daniele, che impressione hai di questo scambio che c'è stato? Ballando sotto le stelle? Ballando sotto le stelle è il nuovo dirigente del Pescara. No, mi sarebbe piaciuto domandare a Sebastiani un po' quello che si diceva, è l'aspetto del quale stavamo discutendo prima. Io non so, chiedo aiuto a voi, ma un calciatore va in campo senza voglia di vincere la partita? No, io ribadisco questo, è un po' una mia fissa. Ma perché il Pescara ieri sarebbe dovuto scendere in campo ad Ascoli allora senza le giuste motivazioni? Ecco, te lo dico io perché. Secondo te Ganci è sceso con le motivazioni giuste? Secondo me le ha perse per strada. No, ma dai, un calcio a uno, cioè, ma sai perché? Alla base c'è sempre un retro dietro.
perché dice Ganci, io sono biondo, sono bello, sono bravo, perché non gioco titolare? Entra in campo scazzato, scusate la sì, parola, no, ci sta. Se si può dire proprio, e quindi a un certo punto fa un fallo da dietro ed è recidivo, l'ha fatto anche altre volte, ed è isteria questo, non è lucidità. Ecco, allora magari Ganci, venendo dalla panchina, va in campo in modo diverso del titolare che va in questo fallo. E quindi Bruno stai dando ragione a mister Di Francesco quando dice, parla dei famosi occhi della tigre, un'espressione che a te non piace, no, tanto, perché non deve piacere, insomma. È mancata la cattiveria, questa è stata la differenza. Ma questo non è cattiveria, la cattiveria è un'altra cosa, la cattiveria magari ce l'aveva Di Donato o qualche altro. Questo è nervosismo, fallo di frustrazione, è frustrazione, complessi, perché questo signorino è entrato in campo, l'altra volta l'hanno convidato uno. Allora Ganci va bene, e gli altri 10 o 12 o 13 che sono stati, utilizzati? Dico, gli altri che sono stati utilizzati? E gli altri tutti avevano zero motivazioni. No, beh, probabilmente questi giocatori ieri non sono entrati non si sono preparati psicologicamente nel modo migliore e sono stati sorpresi dalla veemenza, perché il tutto è maturato nell'intervallo. Nell'intervallo evidentemente l'allenatore loro ha trovato le motivazioni per caricarli, perché il primo tempo, e voi c'eravate tutti, era passato così. Castore, tra l'altro, base normale, suo tranquillo, molto cioè, dopo non c'è stata più partita. Evidentemente loro sono venuti con gli occhi della tigre, come dice la nostra splendida... Ti ringrazio, Bruno. Chi meglio di te può fare una valutazione su... Le hai incontrate quasi tutte, perché hai fatto il tifo, non te lo chiediamo, ma lo immaginiamo, non ti vogliamo... Credo che le partite vanno preparate, cioè l'Ascoli io l'ho visto diverse volte quest'anno, è una squadra che gioca in questa maniera, cioè una squadra che nella seconda parte della partita cerca sempre un po' il tutto per tutto, perché d'altronde è un campionato che vive sul filo del rasoio, fai punti e glieli tolgono, fai punti. Però glieli io tolgono. Scusami, proprio perché non sempre ti riesce in un modo o nell'altro, l'Ascoli settimana prima con il Sassuolo zero tiri in porta, una sì, partita ma l'Ascoli ha dei problemi, non è no, che voglio dire che l'Ascoli se avesse facilità di far gol sicuramente avrebbe anche qualche punto al penultimo attacco del campionato, cioè è una squadra che non fa gol, cioè che non ha giocatori che abbiano, se ci fosse stato il calcio di punizione non avrebbe segnato, secondo me ha avuto tante occasioni ma non ha fatto gol, non è che il gol il Pescara se l'è fatto anche un po' da solo, perché era calcio, non è che secondo te secondo te questo campionato, cioè, per carità, Pinna è stato bravissimo sempre, vabbè, anche nella partita che abbia fatto ieri, un errore si può dire, però ha fatto un errore ieri, questo campionato è mediocre rispetto agli altri oppure più o meno è il solito campionato di B? Ma secondo me tutte le categorie stanno lievemente regredendo, sì. Anche la Lega Pro in tutte e due le categorie. Ecco la secondo me è un momento difficile del calcio italiano. Vabbè, qui sbaglia l'uscita, diciamo c'è che poco da dire, ha fatto una papera e ha parato un rigore, secondo me non è ha parato pure un uno contro uno delle, Pinna ha fatto due salvataggi, il rigore, la grande parata l'ha fatta sul rigore, la colpa a Pinna, no, assolutamente, cioè siamo a dire Pinna è stato, ha fatto un campionato stratosferico, un ottimo campionato, cioè dopo si sbaglia, non è che i calciatori non sono, allora noi abbiamo sempre parlato di un Pescara sempre in difficoltà in trasferta. Bene, è mancato il dodicesimo uomo in campo, il pubblico. Il pubblico, insomma, una squadra come il Pescara si è parlata che ha particolarmente bisogno del calore del suo pubblico. Che ne pensate? Magari è inciso questa l'assenza del pubblico? Posso dire io? Noi abbiamo vinto due partite fuori casa. Le due partite fuori casa, vabbè, le due... Rotone, Albino Leffe, di queste tre, due c'erano i tifosi. No, Piacenza era aperta ai tifosi. Sì, ma c'erano comunque pochi, insomma. Sì, però era aperto ai tifosi, sì. E i tifosi sono venuti. Sì, ma un altro scandalo del calcio italiano è questo fattore qua. È un assurdo, cioè, del i tifosi calcio non italiano possono andare a vedere la partita. Cioè, noi facciamo di tutto, le società investono dei soldi e poi tu
dici alle persone, alle squadre avversarie, perché non è solo il Pescara, cioè a tutte le squadre, non andare a vedere la partita. Cioè un tifoso, tu proibisci il tifoso ad andare a vedere la partita. In Italia diventa difficile. Facciamo il contrario di quello che dovremmo fare, cioè noi dovremmo cercare di far venire più gente possibile, di metterle a proprio agio, e noi invece diciamo no, voi non potete venire. Quindi Danilo stai dicendo che l'incitazione è il pungolo della curva, comunque per il Pescara, particolarmente per il Pescara, ma per il Pescara, ma anche per le altre squadre. Però io dico, noi, la nostra squadra, il nostro pubblico è capace di chiaramente di dare una grossa mano alla nostra squadra. Sì, però se, io dico no, anche perché in casa, basta vedere in casa Bruno, che abbiamo un comportamento invece completamente sì, ma in abbiamo, siamo 8.000, 10.000, 11.000, insomma, fuori. Io non credo che dei giovanottoni con le spalle così come, insomma, come abbiano come bisogno io di tutte queste 30 persone che dicono forza Pescara, forza Pescara. Sono d'accordo, è vero, no? No, mi sembra una cosa, bisogna farli crescere questi giocatori, se no fanno le entrate da dietro e danno le testate. E allora perché ad Empoli si gioca praticamente senza pubblico, senza pubblico, eppure l'Empoli ogni anno fa dei gol? Ma gente di 30 anni, che pubblico ti dia, però una squadra come il Pescara, per le caratteristiche che ha, che ha bisogno di essere pungolata, perché se ci fate caso nell'arco dell'anno, una volta Lucchesi è uscito fuori e ha criticato, perché questa è una squadra che si siede. Interrompo un attimo, prego. Giancarlo, c'è la pubblicità, poi torniamo con l'intervista di Pinna, che insomma ha fatto una buona partita, diciamo. Ho messo un errore, però. No. Tutti i sapori di chiodo fisso. Chiodo fisso, via delle Caserme 52, Pescara Vecchia, 085 4503 162. Per vincere le sfide più dure, più potenza, più performance, Trenes Tex è il tapping kinesiologico che potenzia la prestazione, migliora la circolazione e allevia il dolore. Un'esclusiva Pharma Più Sport. Ristorante Mare Chiaro, sul lungomare di Pescara, con ambiente elegante ed ottimo servizio. Specialità pesce fresco e pizza con forno a legna. Ristorante Mare Chiaro, lungomare Matteotti 70, a Pescara. Telefono 085 42 13 849. Nell'attuale società informatizzata ci sono esigenze che devono essere soddisfatte. Per tutto questo c'è Globit. Vendita computer, videoproiettori, stampanti, scanner, fotocopiatrici, ideazione e realizzazione siti internet, adeguata assistenza tecnica, consulenza e fornitura completa di hardware, gestione della sicurezza dei dati aziendali, ritiro materiali esausti dagli uffici, noleggio strumenti informatici, corsi di formazione e di aggiornamento online, strumenti per il rilevamento delle presenze, archiviazione e gestione digitale dei documenti, software gestionali semplici da utilizzare e tanto altro. Globit rende la tua azienda più competitiva. Globit, dal 2005 vicini al cliente, per costruire soluzioni di successo. Osteria Vitanova continua la tradizione del vecchio ristorante Il Morettino, con la sua specialità il brodetto. Il segreto del successo, che si rinnova di anno in anno, è da attribuire alla cucina, che rispecchia le tradizioni marinaresche di Pescara. Oltre al brodetto, si possono gustare innumerevoli piatti di antipasti e primi, cucinati esclusivamente con pesce dell'Adriatico, che esalta i sapori e la bontà. Nel ristorante, gestito con passione da Campetta Marina e dal marito, fanno fede l'elegante atmosfera del locale, posto in una casa del primo Novecento. L'ideale equilibrio tra tradizione e modernità rendono il ristorante Osteria Vitanova un locale alla mano, grazie anche alla conduzione familiare. Osteria Vitanova è a Pescara, in via Caboto 12, per prenotazioni 085 666 91.
Osteria Vitanova, a sveglia l'appetito, a chi le ti addormite. Prestazione di Pinna, un rigore parato che poteva aver cambiato il volto alla gara, purtroppo così non è stato. Andiamo a sentire sempre l'intervista di Massimo Lupacchini, che cosa ha detto Pinna per commentare questo momento, diciamo così, no del Pescara. C'è amarezza perché il Pescara di oggi è stato particolarmente brutto, sei d'accordo? Sì, sicuramente è un Pescara che ha due volti, cioè, no, il Pescara è una grandissima squadra, solo dobbiamo imparare di più, magari qualche volta essere un po' più determinati, un po', magari un po' più cattivi, però si vedeva oggi che l'Ascoli aveva totalmente una voglia di vincere a tutti i costi questa partita, l'ha dimostrato perché sapevamo che il loro allenatore l'avrebbe preparata così. Senti, rivedendo il gol preso, tu sei stato determinante sul rigore, in altre occasioni c'è stato un blocco che non ti ha permesso di uscire, abbiamo visto bene? Infatti non so, qualcuno mi ha ostacolato perché ho chiamato la palla, però sono rimasto in volo fermo, cioè perché qualcuno mi ha stoppato, non so chi sia. Adesso? Cambia poco alla fine, cioè una giornata storta quella del Pescara di oggi. Sì, no, noi dobbiamo pensare già che tra tre giorni abbiamo una partita difficilissima col Frosinone, che è l'ultima spiaggia, come ha detto il tuo collega, però ripeto, a me fa paura solo il Pescara, perché il Pescara quando gioca è una squadra che sicuramente in casa non dà spazio a nessuno. Dobbiamo imparare a essere un po' più cattivi fuori casa, cosa che qualche volta come oggi ci fa male, insomma. Insomma, ci è rimasto male Pinna. Iaconi diceva sì, è un ottimo campionato il suo, e anche ieri insomma ha giocato una partita importante, però un infortunio insomma che può capitare. No, un infortunio, un errore che insomma, poi ha detto qualcuno, i calciatori non sono robot, gli errori mi ha ostacolato, secondo sì, te è stato ostacolato da un avversario, oppure no, c'è stato qualche errore? Sì, ma il Pescara dice, ormai deve guardare avanti. Immagino che lui pensasse già giovedì c'è la partita, deve pensare alla prossima. Dobbiamo vincere questa giovedì ed è ormai tutto uguale, dai, sì, ci rimettiamo sempre a un punto. Lui è stato sfortunato proprio con l'Ascoli, sia all'andata che al ritorno, perché anche all'andata due uscite, un po', insomma, delle uscite un po' così, e poi ha salvato tante volte il Pescara, però con l'Ascoli. Sicuramente mi sembra molto più bravo sui palloni bassi, sì, che non rispetto anche su quella palla di Romeo. È vero che Romeo non l'ha calciata benissimo nell'uno contro uno, però lui è rimasto fermo. Però sta facendo un campionato straordinario, straordinario, straordinario. Fra i portieri che hai visto, insomma, hai seguito questa B, diciamo, in modo capillare, fra i portieri che hai visto quest'anno, Pinna in che fascia si colloca? No, sicuramente è inaspettatamente, per chi lo conosceva un pochino meno, lui è stato uno di quelli con il rendimento migliore, sicuramente. Ivo Verratti, che tipo di giocatore ti sembra? Via di costruzione, è un giocatore molto talentuoso. Può essere un leader, quel leader di cui parlavamo prima, magari che manca al Pescara. Si deve diventare, adesso non accorciamo la strada, perché il difetto di voi giornalisti è accorciare la strada a questi ragazzi giovani che devono fare la gavetta. Però ci sono anche allenatori europei. Io in quel ruolo lì mi piacerebbe vederlo in quel ruolo lì, perché secondo me... Cioè da centrocampista oppure più avanti? No, magari anche così da centrocampista, però deve imparare a fare quel tipo di centrocampista. Tra l'altro giovedì non ci sarà perché è convocato in nazionale del 21, quindi... Per le sue caratteristiche avrebbe bisogno magari di due mezzali, ecco, forse. Quindi due mezzali a supporto. Però io in quel ruolo lo vedo bene. Giancarlo come ha grande personalità. Grande personalità, carattere. Sì, però dopo deve imparare quando gli altri hanno la palla a essere. Ma lui le cose migliori riesce a farle anche in posizione. Vicino anche alla porta, però riesce a fare anche cose. Ma lui è bravo, ce l'ha dimostrato. Ma io ieri ho visto la sua prestazione, secondo me da un punto di vista proprio della personalità era una spanna sopra gli altri, perché lo vedevo tranquillo, prendeva palla, quando vede che due avversari si avvicinano li aspettava, li superava, diciamo che secondo me il primo tempo ha giocato da solo quasi, secondo la mia interpretazione. Sì, ma il problema non era quando c'è la palla la squadra, il problema è quando non ce l'ha. Poi è chiaro che il Pescara se ne parlava prima in quel ruolo lì, quel ruolo.
ha perso nel finale. Si impara, è più facile. Anche a girare le palle. Se uno c'è talento, dopo la fase difensiva si impara. Qualche settimana fa ho parlato con, era con me a fare una telecronaca a Verona, ho parlato con Gigi Di Biagio, che sta girando molto in questo periodo perché è osservatore per l'Under 21 e uno staff tecnico di Ciro Ferrara. Era stato a vedere Pescara a Crotone e a lui era piaciuto molto Verratti in quel ruolo e credo ne abbia parlato con Ferrara. E usando dei paragoni, per l'amor di Dio, non irrispettosi, ma lui ha parlato di Pirlo, ha detto Gigi Di Biagio che forse Verratti deve imparare a giocare un po' di più in verticale, a prendersi qualche responsabilità in più, deve migliorare anche un po' nel lancio. Ieri però un paio di lanci buoni li ha fatti a lunga distanza. Sì. Però ecco, consideriamo che Verratti è già nell'orbita di quei giocatori che sono sotto le attenzioni dell'Under 21. Per ora ha giocato nell'Under 19, però la famiglia sta entrando rispetto a prima nel grande giro. Lui quando ha giocato da trequartista ha sempre fatto ottime cose con la palla tra i piedi, però poi effettivamente abbiamo notato che va poco in profondità, come diceva Daniele, poi tira poco, quindi praticamente in quell'altro ruolo sta tra i giocatori che ha avuto Ivo negli ultimi 5-6 anni, fra diciamo così Regina, Ascoli, Frosinone, Pescara, se fosse uno che un po' gli somiglia o a cui Verratti potrebbe diciamo così ispirarsi nelle movenze ma anche nel ruolo. Credo che Verratti, cioè, è difficile dire a chi somiglia, cioè, Verratti è un giocatore che ha molto talento. Il talento da solo non basta però, e quindi se vuole aspirare naturalmente a giocare ad altissimi livelli come il suo talento potrebbe permettere, deve applicarsi per migliorare le sue, ma credo che lo faccia perché prima è un ragazzo che si sta migliorando. Dicevi prima, i giornalisti spesso sono portati ad accorciare la strada che porta, sì, però anche magari troppi volta, complimenti, troppo. Però può capitare qualche volta che magari anche gli allenatori allunghino queste volte. Sono un po' esagerate. Magari perché? Guarda il fatto di stasera, no, perché voi Sebastiani 18.000 volte ci ha dato, no, perché voi allenatori magari vi ritrovate a dover non rischiare a parità di ruolo e di situazioni. Ma magari tanti stanno giocando tanto. Ieri tu l'avresti lasciato in campo fino alla fine o no? Parliamo di. Dici una cosa sola, la partita che hai visto ieri ti sta chiedendo. No, non so come sta Verratti, cioè come l'hai visto? Ma non è che uno deve sapere. Tu devi vedere il prodotto finito, perché un difetto di voi allenatori è che tutti devono sapere come sta, cioè uno deve vedere il prodotto finito. Allora, tu l'avresti tenuto in campo. Tu l'avresti tenuto in campo per partire. Sì, Voglio dire che era un cambio ininfluente quasi, l'ha cambiato a 5 minuti dalla fine, non credo che per mettere un attaccante. A mettere i palloni in mezzo. Però gli ultimi 5 minuti sono stati quelli in cui il Pescara è stato più pericoloso. Quella di Maniero è clamoroso. Ma infatti stavo dicendo durante l'intervallo che se magari Maniero deve fare il gol stratosferico, non quello. Se l'Ascoli avesse. Se gli fosse riuscito quel gol, era come quello del Piero nella finale dell'Intercontinentale a Torino. Gioca per quel gol. La tesi di. L'ho avuto Maniero, quindi non so come. Ti piacciono più i giocatori, magari un po' concreti. Maniero è un altro giocatore di un talento assoluto secondo me, però anche lui che ha fatto Ivo molta fatica quest'anno soprattutto a livello perché gioca solo per il colpo e non per la continuità e per l'utilità della squadra. Ha avuto anche Cascione, è un giocatore diversissimo nel ruolo, ma divertissimo anche nella testa probabilmente, perché è un giocatore che cerca di fare sempre la cosa Cascione più semplice. Quest'anno mi pare che ha fatto anche la mezza punta, no? Sì, 3-4 anni. L'anno scorso con me faceva il difensore centrale. Sì. A Reggio faceva il difensore centrale. Però una volta quando io dissi qui in trasmissione, no, approfitto di sto fatto, Cascione centrale. Perché forse Cascione centrale, Di Francesco si mise a ridere perché quando mai l'ha fatto il difensore centrale, grazie. No, io non credo che Eusebio possa aver detto fatto. No, io sì, te lo giuro, mi ha riso non è il suo ruolo, no. Figurati se Eusebio non conosce il curriculum di Cascione, no. Però ha riso. No, non è il suo ruolo, è chiaro adattato. Che non è il suo ruolo, l'ha fatto nemmeno solo con me, l'ha fatto anche con Novellino qualche volta.
proposito di Novellino, insomma, in quella squadra due anni fa, nella regina c'erano anche giocatori come giocatori importanti. La squadra più forte che ho mai allenato. E come mai non si è andato in Come può accadere che magari ci siano le annate? No, la regina quest'anno ha molti più giovani, quella regina invece... innanzitutto è una grande società, perché ha, sembra nemmeno che sia nel posto dov'è, nel senso che uno... Cioè, sì, perché c'ha un centro sportivo bellissimo, perché... tutto il grande settore giovanile, un po' quello che ha fatto il Pescara ultimamente con la nuova società, no? Che ha raggruppato settore giovanile, prima squadra, è un lavoro che portano avanti da anni, settore giovanile di altissimo livello, due società in vero, un presidente che come attività fa il presidente da 30 anni, centrocampo forte, diciamo, sostanzialmente. Sì, sì. È anche molto competente calcisticamente. Sono più giovani e meno nomi. A te i nomi non sono mai mancati, del resto. No, avuto... Io c'ho una squadra fortissima, perché se pensiamo, se ti dico i nomi, ci mettiamo la paura. Solo attacco, Cacia che adesso è il Bonazzoli, Cacciaroli, Brienza, Pagano. Che troppe ne vedi. Non lo dire, scusa, io non lo dire. L'attacco era fortissimo, no, ma... mi astengo da quel giro. Allora, Bonazzoli, quindi sono doppie le tue colpe. Le mie colpe sono doppie, perché alla fine ho dovuto far giocare Cassano dietro. Perché il problema era dietro, abbiamo capito. Comunque c'è Bonazzoli, a memoria, 15 gol quest'anno. Scusa, non aveva un grande portiere. Forse quest'anno ne ha fatti qualcuno in più. Brienza con me non ha mai giocato, era infortunato. Vabbè, lei ha avuto anche giocatori del calibro di Mastro Nunzio. No, non giocava, cioè... Sì, tu avevi un altro tandem micidiale, ha avuto Mastro Nunzio con il Frosinone, se no, quindi sì, diciamo che non sono... Mastro Nunzio mi insulta sempre ogni volta che mi... Ti insulta perché? Che l'ho mandato via io la Frosinone. Ah, quindi diciamo gli hai dato, no, il passaggio per... Perché io quando ero... Mastro Nunzio ha vinto il campionato con me a Frosinone in C, e in C Mastro Nunzio è stato sempre pazzesco, un giocatore nel 2005-2006, mentre in B secondo me lui è un giocatore che soffre la concorrenza. Io in C la concorrenza gliel'ho tolta, però in B non ti puoi permettere così, di come non ne aveva d'ancuna di concorrenza, non puoi avere due attaccanti, e quindi lui, soffrendo la concorrenza, l'ho lasciato andare via, mentre l'anno prima ho lasciato andare via Di Nardo in C, e in B mi sono tenuto Di Nardo, mi ha mandato mi pare che è andata Ancona, che dopo ha vinto l'altro, è stata la sua fortuna. Come se dando l'impressione di non hai vinto il campionato, poi è stata adesso quest'anno che ha la concorrenza non sta facendo bene come l'anno scorso, quindi questa a Siena, come diceva Daniele, effettivamente ad Ancona di concorrenza non ne aveva, ad Ancona non ne aveva di concorrenza, il CMB capitano c'era una fascia di un metro. era un po' di classe, sì. Io quando l'ho rivisto giocare ad Ancona ho detto questo è diventato un po' di classe. Un po' meno, diciamo, c'erano di fuori classe nella fuori squadra, classe nella categoria, naturalmente. C'erano un po' meno nel Pescara, che hai portato alla promozione. Cioè, comunque, quello è stato un... abbiamo sbagliato a fare la squadra. È stato, diciamo, comunque un ottimo colpo il fatto di portarla su, e poi dopo magari abbiamo sbagliato a fare la squadra, a non dare continuità alla squadra della Serie C. Come ha fatto quest'anno il Pescara. Fatto quest'anno, quindi... la società. Vogliamo non provare. È stata reputata all'altezza la squadra della Serie C, abbiamo cambiato e secondo me abbiamo fatto peggio. Vogliamo fare un passaggio, un piccolo amarcord, se la regia ce lo concede, per ricordare quelle immagini di quella promozione. È stata molto bella, ricordiamo tutti la partita all'Adriatico con il Martina, e comunque è una promozione che ha cambiato un po' anche il volto al Pescara, che veniva da anni di delusioni, e c'era Ivo Iaconi in panchina. Vediamo il servizio. Thank you.
sono contento per la città di Pescara, credo che sia un risultato che la città merita e l'ha dimostrato in queste ultime partite. Abbiamo fatto anche questa Marcord, insomma qualche emozione c'è, cioè, hai portato in B altre formazioni, Frosinone. Sai, io sono abruzzese, diciamo, la promozione Pescara, che sento di più è questa. E poi quel Pescara che veniva, diciamo, da tantissime amarezze, insomma, Pescara da dopo Galeone di promozioni non, da queste parti non se ne erano più viste. Ma ci vuole quell'altra. Ce ne può essere la promozione vera. No. Ma Andrea, facciamo un piccolo giochino così, dov'è? Non figura mai nelle immagini, diciamo, dove si era nascosto? Il era andato il Papa. Il fratellino. Il Papa non si vede. Papa. Ogni tanto si affaccia dal balcone, però. Cioè, ogni tanto. Si favoleggia di esultanze che lui ha sempre nascosto in momenti. Cioè, dove è andato a festeggiare? C'erano degli anelli. Festeggia poco e subito si rimette. Poi dice, ma quest'altr'anno ha avuto subito ridiventa negativo Salini, dopo questa promozione la prima cosa che gli aveva detto, ma tanto quest'altr'anno retrocediamo. Questa era la frase subito, che sì, sì, classico. Insomma, comunque dei bei ricordi in una piazza che immagino sono stati anni difficili ma belli, intensi. C'è il rimpianto di non aver avuto a Pescara, magari adesso prima abbiamo visto tanti nomi, Mastro Nunzio, Cascia, Brienza, abbiamo sentito giocatori di grandissimo livello, rimpianto di non aver avuto una squadra. No, noi abbiamo fatto abbiamo azzeccato la scelta sugli attaccanti, perché se ti ricordi bene Calaiò in C non ha mai giocato praticamente, perché veniva da un periodo, però abbiamo presunto che Calaiò in categoria superiore potesse essere determinante, gli abbiamo fatto lo spazio necessario, infatti in B ha fatto un grandissimo campionato, però secondo me negli altri reparti abbiamo mancato qualcosa. Quanto contano gli attaccanti e da soli? In B sono determinanti. Il Pescara, cioè che il penultimo attacco, come hai detto prima, il quintultimo attacco della categoria, che è in piena zona un miracolo. Playoff, è assolutamente un miracolo, perché vuol dire che è una squadra molto solida innanzitutto, molto organizzata, purtroppo fa fatica a far gol, però il gol che fa rende molto. E in B non è facile far rendere molto i gol. Ha vinto 7 partite 1-0. È un grande merito. Ci hanno tesaurizzato al massimo, Daniele, questo Pescara rispetto alle altre squadre che hai visto in B, insomma, l'attacco meno. È un grande merito, è un grande merito. Sì, perché di solito il discorso di prima, i punti che ha il Pescara sono un grande risultato. A maggior ragione proprio perché dinanzi Sansovini ha fatto i suoi 8 gol, e poi il secondo marcatore Bonanni con 4. Bucchi un gol solo, anche se è arrivato a gennaio in condizioni fisiche non ottimali, gioca, non gioca, si ferma, sì, grande risultato considerando che tutte le altre squadre che Pescara ha dinanzi hanno attaccanti da doppia cifra. Cioè Iaconi, chi non fa gol Bucchi, in genere. Bucchi ha avuto una grande occasione ieri, la sua grande occasione. Ma colpo di testa, che lui la manda all'altro parte. La domenica prima ha fatto gol. E infatti si è rammaricato più di quanto magari potesse. Sì, perché quelli sono i suoi gol. Sapeva che quei palloni lì. Lui non li sbaglia quei gol. E fare gol lì in quel momento, sai. C'è stata anche un'occasione nel secondo tempo. Cose negative, ma solo perché l'approccio. No, c'è stato gol. Così perché i primi 5 minuti ti entravano in area 3 volte, c'è stato il rigore,
E quindi in effetti secondo me l'approccio della squadra è stato un po' molle alla partita di ieri. Poi vabbè, poi gli episodi potevano anche... Il primo tempo è stato equilibrato, loro hanno fatto delle azioni improvvise che hanno un po' sorpreso la difesa del Pescara, compresa l'azione del rigore. Dopo la seconda parte del primo tempo il Pescara ha fatto bene, ha avuto qualche parvenza di occasione, se non proprio grandissima, però la squadra sembrava pericolosa, ecco, che potesse segnare. Dicevamo prima Cascione, però insomma c'è anche Bruno che ha avuto il papà di Cascione, ha avuto il figlio, un bravo ragazzo, però? Però? Ha fatto perdere una partita a San Siro. No, anche il figlio. E volevo dire, a proposito di quelli che fanno pochi gol, ma tesaurizzano, come dice? Tesaurizzano. Eccetera. Pescara perché è molto organizzato. Ma questa dice prima questa occasione. Una squadra che non fa, con attaccanti così discreti, però che non è organizzata, essendo un terminale l'attaccante, se non gli arriva il gioco, non arriva la palla, quindi voglio dire... Ma là non era un'occasione. È un difetto strutturale, ma un complimento per. No, se tu hai grandi attaccanti, ma vedo che stenta, insomma, nonostante. Oh, dicevamo, c'è Iaconi stasera, che siamo veramente tutti felici di averlo qui, e c'è, se non mi sbaglio, in collegamento telefonico, no, non c'è più, lo aspettiamo dopo, ti vogliono salutare tutti perché ti hai lasciato un ottimo ricordo qui a Pescara e immagino che anche per te sia la stessa cosa. Hai ancora, diciamo, quest'anno, vabbè, non puoi dare il tuo contributo fino a fine campionato, per l'anno prossimo si sa già qualcosa, no, sei già... Non te lo direbbe comunque, Bruno è presto, posso farlo? Quello che ha più possibilità è l'unico che la squadra è presto, è confermato per la scherza. No, volevo fare una domanda, non so se è la stessa di Luigi, però voglio dire, una domanda sulla Triestina. Che fine fa? Cioè, perché l'hai presa pur sapendo che stava in cattività? Ah, sono quelle scelte che purtroppo sai di sbagliare in partenza, però le fai perché... Scommessa, perché ti piace la città, perché ti piace la piazza, perché... Si mangia bene il pesce. Ecco, c'è... mi giungono notizie non rassicuranti sulla Triestina. E quando fai quegli errori lì, li paghi. No, Fantinelle, ma... C'è in collegamento telefonico Semproni che vuole salutare Ivo Iaconi. Buonasera. Buonasera a tutti gli ospiti, buonasera al mister Iaconi. E con felicità che vedo anche il signor Barone. Sei molto deluso, la trasmissione è stata abbastanza rock sotto l'aspetto tecnico, tattico, tutto ok. Ma forse quello che avete dimenticato, e forse l'hanno dimenticato soprattutto i giocatori, il rispetto verso i tifosi, perché per noi tifosi, io ringrazio a mio nome e di quelli che tifano come me Pescara da tantissimi anni, quella grande curva, da 50 anni, ieri sono andato ad Ascoli solo per amore di mio figlio, perché sapevo e sentivo che questa squadra non ci dava quello che si dice il cuore oltre l'ostacolo, quindi avere una soddisfazione. Torno a ripetere, premetto che sono contentissimo di quello che ha già fatto questa squadra e mister Di Francesco, però ieri mi aspettavo il cuore oltre l'ostacolo, una partita di grinta, di impegno, d'amore, che forse questi uomini non sanno dare, e me ne dispiace moltissimo perché spesso e volentieri chiedono aiuto ai tifosi, certe volte quando ne hanno bisogno, dell'incitamento, del calore. E quando noi chiediamo qualche cosa, e questa partita per noi era molto importante, loro categoricamente, sistematicamente, quando è il momento di fare un piccolo salto, ci deludono. Ecco, questa è forse l'amarezza più grande che uno si porta dentro, un tifoso si porta dentro. Cioè, mister... l'ha dimostrato anche il mister Di Francesco, che sembrava una iena dentro la gabbia, perché forse voleva scendere in campo, visto come si stavano comportando i suoi giocatori e come aveva preparato durante la settimana la partita, e questo è stato ripagato in questo modo.
Cioè, comunque, mi contenti loro. Oh, contenti loro, contenti tutti. C'è Iaconi qui, volevi salutare Ivo, mi hai detto, no? Che ti... Sì, sì, il mister è sempre una persona squisita e ci ha fatto sognare anche un periodo. Purtroppo sono felicissimo di vederlo adesso così, dopo anche lui ha attraversato momenti difficili. La vita si attraversano spesso i momenti difficili. Molto probabilmente i giocatori spesso e volentieri lo dimenticano questo. Che oltre il calcio c'è anche l'impegno, c'è anche la dignità dell'uomo, la dignità che ogni uomo dovrebbe dimostrare ai tifosi, sia se si è calciatore, sia se si combatte, se si combatte nella vita giornaliera. Comunque, la mia è una grandissima amarezza, potevano darci qualcosa e poi dite che l'Ascoli ieri ci ha messo, l'Ascoli è zero, se non gli diamo noi 6 punti, ci avrebbero 33 punti e se hanno tutti quei punti di penalizzazione vuol dire che se lo meritano, sia come società soprattutto, non come uomini, non dico i calciatori perché loro senza stipendio già stanno dando il cuore oltre l'ostacolo, quello che serve. Purtroppo il Pescara ha una grande società e probabilmente si sentono tranquilli, però io dico, visto che c'è Danilo Giannascoli il prossimo anno, scegliete gli uomini, i veri uomini, con la U maiuscola. Non le mezze cartucce, che ne servono, le mezze cartucce ne sparano mai, fanno sempre flop. E quindi pertanto auguri a tutti. Grazie per a Giovanni Sempronio, abbiamo raccolto questo sfogo, questa amarezza, no, di Sempronio che è sempre molto, è un po' di tutti, diciamo. Di tutti, certo. E lui normalmente è anche un po' più, diciamo, grintoso, stasera sembrava quasi un po' si lasciava un po' scarico, quasi, diciamo, l'amarezza prevale su quella rabbia del tifoso che qualche volta abbiamo visto, insomma, del commentatore. Sì, però lo dico per la quarta volta? Sì. Lo dico per la quarta volta. L'abbiamo capito, un attimo. Ha detto pure lui. Questo clima così. No, mi sembra esagerato questo clima. L'ha detto pure lui. Però l'ha detto anche... Anche lui ha detto che ha fatto un buon... Che ha fatto un ottimo campionato. Il fatto che abbia fatto un ottimo campionato, questo è riconosciuto, basta. Adesso non significa andare a sminuire se il Pescara non arriva ai playoff. Però, visto che ci sono le condizioni numeriche di classifica, c'è un minimo di approvarci, questo è il provarci discorso. Magari con i giovani, Giancarlo, come dice la regina. Sì, sì, sempre sta vincendo, zero. Sì. Sta vincendo la regina. Questo quindi la squadra che tu conosci molto bene. Nel senso per il Pescara, per il Pescara non è una risultato, era stato un turno senz'altro importante, molto, molto particolare, e però adesso vediamo che se il Pescara avesse avuto quei 3 punti, ma con i 6 non si fa la storia. Comunque rimane lì. No, ma è come si è perso? Ma è come si è perso? 52 e comunque. Vabbè, 50, comunque adesso ci sono altre 2 partite contro squadre che lottano per la salvezza, giusto? Allora, Frosinone, dopo però Varano. Cominciano delle partite, le ultime sono. Mi sembra che ci sia uno scontro diretto, eventualmente, tra virgolette, poi c'è Vicenza, Portogruaro, poi c'è Vicenza, mi sembra l'ultima, Cittadella, e l'altra Cittadella, partita. Novara, la penultima, quindi tutto sommato, Novara che potrebbe anche arrivare così, un po' scarico. Poi già da parecchio scarico. Daniele, però a proposito di provarci, magari provarci anche con i giovani, abbiamo visto che effettivamente i giovani ci sono. Però noi abbiamo voluto fare un omaggio a Berardocco, che è un giovane che è stato chiamato in causa in un momento difficile per Pescara, quando mancavano 4-5 pezzi importanti a centrocampo. Non ha raccolto tantissimi punti, uno per la verità sì, e comunque ha giocato sempre bene, ha interpretato molto bene. Il suo ruolo, non ha avuto fino adesso la possibilità, magari anche in queste ultime partite, speriamo che possa averne. Noi avevamo intervistato nella speranza di conoscere innanzitutto il personaggio, ma nella speranza anche che possa poi farsi valere in questo finale di campionato e magari anche l'anno prossimo. Sentiamo l'intervista di Elvira Giancaterino fatta con Berardocco, personaggio.
tutti gli amici di Pescara Channel. Se vi pongo il quesito di ottimi piedi, buonissime doti tattiche, ottima visione di campo, classe 91, chi vi viene in mente? E parlo dei giovanissimi. Nient'altro che Luca Berardocco. Ciao Luca. Ciao. Luca, tu fai il tuo esordio con la maglia da titolare nella partita contro il Grosseto. Sì, sì. Però avevi già giocato con Empoli, Albilo Leffe. Com'è portare questa maglia che tu in qualche modo sognavi di metterti addosso da quando eri ragazzino? So che sei stato anche molto bravo perché Di Battista, che era il tuo allenatore nella primavera, dice di te che eri uno degli elementi più interessanti della tua classe, della classe 91. Sì, ringrazio moltissimo il mister perché diciamo, per me è stato una delle persone più importanti, mi ha allenato per 4 anni mi sembra, sì. Appunto è stato molto importante per me, mi insegnava molto. Diciamo, se sto questa qui, scommessa che ha fatto anche a lui. Questa scommessa che hanno fatto su di te, che dicono che sarai il playmaker del futuro. Vi ringrazio, i complimenti fanno sempre piacere, però cioè, per diciamo, diventare il playmaker del futuro, tra virgolette, devo lavorare ancora tanto, devo meritarmelo. Questa etichetta, tra virgolette. Essere umile è una grande qualità, secondo me porta anche fortuna. Io so che uno dei tuoi calciatori preferiti è Pirlo. Sì, appunto, Pirlo è diciamo, il giocatore secondo me più forte nel mio ruolo. E, diciamo, quando lo vedo cerco di imparare molto da lui, cerco di prendere diciamo, qualche spunto. Luca, quando hai giocato contro il Grosseto, tu finalmente insomma, hai giocato anche nello stadio, ti sei sentito il calore dei tifosi addosso, è stata un'emozione forte, l'hai detto anche tu in alcune interviste che ho potuto leggere. Raccontami questa cosa, questa emozione forte. Sì, appunto, è stata un'emozione diciamo, molto forte perché per la prima volta giocare da titolare. Certo, se ve la racconti così però è che ci credo tanto, perché ti vedo un po', sarai stanco degli allenamenti. No, non sono stanco. Io dicevo un'emozione forte perché giocare per la prima volta con la maglia titolare, diciamo, con la maglia della mia città e diciamo, anche una bella responsabilità. Diciamo, la prima volta non si scorda mai, appunto. È stata un'emozione bellissima, fantastica, e, diciamo, che la porto sempre con me. Però cerchiamo di fare altre belle presenze. Per te la responsabilità forse è anche maggiore perché tu sei di Pescara, quindi insomma i tifosi poi. Sì, vabbè, però sì, però no, vabbè, diciamo è una bella responsabilità perché diciamo, io mi sento onorato e orgoglioso di vestire la maglia pescarese. Ma questo tuo calcio particolare di cui parlano tutti, questo tiro mancino che poi è perfetto per i tiri di punizione, per i calci di punizione, tu come lo commenti? Vabbè, diciamo, sì, vabbè, un buon calcio, però devo migliorare ancora e questo, vabbè, grazie, posso fare solo grazie agli allenamenti. Certo, è stata anche un po' una fortuna che si sono infortunati gli altri centrocampisti che ti hanno potuto anche valorizzare da questo punto di vista. Sì, diciamo che è stata una fortuna nella sfortuna, dai. Che cioè, non fa piacere vedere proprio. Assolutamente no, però un'occasione buona per metterti in mostra. Sì, un'occasione buona che diciamo, poi deve essere proprio tu a sfruttare le opportunità che ti si creano. E il tuo rapporto per esempio con Verratti, che è un altro giovanissimo, quasi tuo coetaneo, e che in qualche modo anche lui ti apprezza. Sì, vabbè, con Marco il rapporto è ottimo perché ci conosciamo già da 4-5 anni, giocavamo insieme agli allievi e diciamo, nella squadra è quello diciamo, con cui ho legato di più, ci sentiamo anche fuori dal campo, ho un bellissimo rapporto con lui. Che fa Luca Berardocco fuori dal campo quando non si allena? Come vive il tempo libero? Vabbè, diciamo, il tempo libero ne ho poco, però vabbè, esco con gli amici, poi mi piace stare al computer spesso, la sera quando ce ne esco poco. Ti metti a chattare con quelli di forzapescara.com, no. Tifosi. No. E vabbè, piace vedere film, leggere, diciamo, leggo poco. Allora senti, fammi un saluto a tutti quelli che ci stanno vedendo, che stanno in trasmissione, i nostri amici tifosi e tutti, e augurandoti poi veramente una carriera smagliante, non posso che farlo, sei giovanissimo. Grazie, e saluto tutti quanti e mi raccomando sempre forza Pescara. Dirigente Danilo Iannasco, insomma Berardocco, una
promessa per il Pescara, può essere uno dei giovani su cui puntare. Ma sicuramente, Berardocco visto in primavera, io ho visto 3 partite della primavera, l'ultima mi ricordo col Siena, è una spanna nettamente superiore a tutti gli altri, perciò è venuto a giocare queste partite in prima squadra in un momento di emergenza totale, e tra l'altro ha giocato una partita senza neanche un altro centrocampista di ruolo, e ha fatto delle partite eccezionali. Magari potrebbe esserci lo spazio per provare a giocare questo finale anche con questi ragazzi. È una risorsa di questa squadra. Tu sei il dirigente che ha vinto di più in questa tranche, diciamo, primaverile, con varie squadre. Ricordiamo che adesso c'è con la Ponzio, c'è la sfida diretta con la Lazio. Prima partita dei playoff il 7 maggio. 7 maggio con la Lazio, che è l'avversario. 2 su 3 praticamente, si gioca un po' come il basket, i playoff si gioca. E incontriamo la Lazio, con la quale abbiamo in campionato abbiamo perso a Roma e pareggiato in casa, ma lì avevamo diverse assenze, anche il portiere tra l'altro, ricordo bene. Comunque è una squadra molto pericolosa, ha vinto la Coppa Italia, quella che forse meritavamo di vincere noi in quella fase finale, come ben ricordi, poi ci siamo stati scippati da quella decisione assurda dell'arbitro. Eccoti qua, lì sei abbastanza, diciamo così... Perché questa partita abbiamo giocato, questa giocata in casa col Napoli, loro venivano per l'ultima possibilità di salvezza, ma era proprio residua, e siccome siamo andati subito sul 3-0, hanno pensato bene di mettere la partita sulla rissa, cercando di aggredire un nostro giocatore in quell'occasione. C'è possibilità di superare stavolta la Lazio? Avete, diciamo così, le polvere? Ma guarda, noi siamo partiti dall'inizio del campionato con una squadra nuova, con un allenatore nuovo e con un programma ambizioso. Partita dopo partita stiamo giocando veramente bene, e adesso un po' tutto il panorama del futsal nazionale ci teme. Questo chiaramente per noi è già un grosso risultato, così come quello del Pescara prima, che abbiamo raggiunto la salvezza così presto, e cerchiamo di giocarcela un po' con tutti. Ripeto, la Lazio è una squadra che a noi dà particolarmente fastidio perché è una squadra molto fisica, e noi invece siamo una squadra leggera, veloce, che cerca di giocare bene. Tu speriamo, poi sei venuto spesso a vederci, hai visto che le partite nostre sono belle da vedere, molto poi, spettacolari, sì. E sicuramente è già un grandissimo risultato affrontare una formazione come la Lazio, con una sfida, diciamo, intanto così, è bellissimo diretta. Che con questa polisportiva non solo io ma tutta la nostra società ha vinto già 3 campionati, come ricordavi tu, siamo andati in Serie B con Real Pescara di calcio a 5, abbiamo vinto 2 campionati di categoria inferiore di calcio, siamo andati in prima categoria con Pescara Manzia, e abbiamo vinto la WISP Eccellenza con Sporting Pescara. E perciò è già questa una grandissima speriamo soddisfazione. Speriamo che ci possa essere. Adesso dobbiamo vincere con il Pescara. Per il Pescara la possibilità. Daniele, abbiamo parlato poco del Frosinone, tu lo conosci bene, che squadra pensi che possa venire giovedì qui a Pescara? Guarda, intanto il Frosinone, questo è completamente diverso da quello che ha cominciato la stagione, perché a gennaio ha cambiato la rivoluzione. L'allenatore nuovo già lo è da qualche mese, non è riuscito a dare il cambio di marcia. Mi sembra una squadra francamente complessivamente modesta, con delle buone individualità, complessivamente però ampiamente, anzi, alla portata del Pescara. Frosinone lo conosce bene anche Ivo, immagino che è una squadra che Pescara può battere. Squadra molto rinnovata a gennaio, rivoluzionata addirittura. Sì. Comprato una decina di giocatori. Buona qualità davanti, e forse dietro un po' c'ha qualche problema. Però in B sono sempre difficili. Luigi Di Marzio, un pronostico Pescara-Frosinone? Spero nella vittoria. Pensi che il Frosinone possa essere in questo momento l'avversario giusto per il Pescara, per, come abbiamo anche un po' detto, riprovare a rilanciarsi proprio all'Adriatico? Sì, sicuramente sì, però credo che ci secondo sia la anche teoria di Giancarlo Febo, un campionato speculare. No, ma non è una mia teoria. È comunque una teoria che sta dando risultati. Il Pescara più o meno fa gli stessi risultati, andate al ritorno le formazioni che ha affrontato. Il pareggio, speriamo. Quindi un pari che non andrebbe insomma, bene. Insomma, il Pescara dovrà sicuramente fare risultato giovedì sera, ma siamo addirittura d'arrivo, Sergio. Dobbiamo salutare i nostri ospiti, quindi io faccio un grossissimo in bocca al lupo per i playoff al dirigente del Pescara, Danilo Iannasso.
Ascoli, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te, Crepilu. E ringrazio anche Daniele Baroni, grazie anche a lei per essere stato con noi, a Bruno Pace, grazie. Al mister Ivo Iaconi, grazie davvero di cuore, Giancarlo Febbo, Luigi Di Marzio e Forza Pescara. Ricordiamo che lunedì prossimo ovviamente non ci siamo, è lunedì dell'Angio, ci vediamo lunedì quell'altro per commentare, speriamo, un Pescara che in casa ricomincia la marcia giusta. Arrivederci, buona Pasqua a tutti.